l'abbraccio che il genitore dà a questi bambini, ma che noi anche come i primi a essere lì con il bambino possiamo dare, una cosa fondamentale. Per me lavorare qui vuol dire innanzitutto questo. È dedicato all'abbraccio l'edizione 2022 della Giornata Mondiale del Neonato Prematuro. Con l'esperienza del Covid i genitori sono stati allontanati o comunque più lontani dai propri bambini ricoverati, e questo sicuramente non è un fatto positivo, perché la presenza della famiglia vicino al bambino ricoverato è un elemento fondamentale che fa parte del processo di cura e che aiuta e anticipa la guarigione di un bambino. Nel 2021 nelle strutture dell'ASL Toscana Sud-Est sono stati 241 prematuri, circa il 6% del totale, bambini che vengono al mondo prima della 37esima settimana di età gestazionale. Nascere prematuri è un evento altamente faticoso per una famiglia, perché è un evento inaspettato in cui non si sa che cosa succede, e la famiglia di un bambino prematuro è una famiglia che vive veramente un'esperienza molto negativa, e il nostro compito è proprio far sì che questa esperienza possa poi essere invece positiva. La giornata, l'obiettivo di portare a conoscenza, sensibilizzare ed informare sulla prevenzione del parto pretermine, sulla nascita prematura e sul percorso di crescita dei bambini che alla nascita sono ricoverati in un reparto di cure intensive. Ho partorito prima del previsto a 35 settimane, e per farla breve, se non fossero stati i medici e le persone che lavorano qua, sicuramente oggi non ci saremmo vivi. Finché non ti trovi dentro, non sei del tutto impreparato, è scioccante parecchio. Fragili e bisognosi di cure, i prematuri sono dei piccoli eroi con una gran voglia di vivere. Per sostenerli e celebrarli, anche il San Donato si illumina di viola, il colore della giornata. Il Comitato Aretino di Neonatologia, infine, ha donato ai bambini piccoli capi di abbigliamento dell'associazione Cuore di Maglia. Perché sono un pensiero semplice, ma che le mamme, diciamo, si portano via al momento anche della dimissione, proprio come ricordo di questi momenti, e che durante la degenza riscaldano i nostri piccolini, perché appunto sono fatti di calzine, sono cappellini, ci sono dei piccoli dentro, dei polipini o dei fiorellini con questi piccoli ciondolini che sono proprio, che richiamano il cordone ombelicale. E allora i bambini, tenendoli in mano, hanno come ricordo di quando erano nella pancia della loro mamma. Se vogliamo darci un obiettivo, perché tutto non finisca qui, io ci tengo moltissimo ad alzare l'attenzione su una fetta di bambini, che sono i bambini che poi arrivano ad essere dimessi ma che hanno una patologia cronica, e la famiglia ha bisogno di supporto. Questo è uno spazio in cui le politiche locali, le politiche nazionali e l'assistenza sanitaria deve lavorare integrandosi, trovando dei percorsi e un supporto per queste famiglie, perché non raramente si trovano soli ad affrontare un percorso in salita, è difficile.